Il Maso, non ci crederete, ma mentre si sta fumando la sigaretta, che non si potrebbe far vedere, ma lo facciamo vedere lo stesso. Si prendeva in giro, infatti ha detto, lo faccio vedere io. Piano. Ma che trota che ha preso. Grande Marco. Ha anche battuto uno che era là a pescare, che è uno che si è fisso qua. Siamo mai preso una trota non ondulante? Io sì. La prima volta nella storia. Porca miseria, ma è buato. Guarda, colchiamo poi. No. Scelta strategica. Con un'esca da salmone. Certo. Ce la fa. Cioè. Niente. Personalizzata. Gobbi che pesca con una canna. La canna del fantasista. Del fantasista. Ho già prese tre. Beh, la classe non è acqua. No, no, anche che di acqua oggi ce n'è, da sotto e da sopra. Buona pesca, Gianfra! Perché devi dire ciò? Ci vogliamo bene. Coach, stiamo cercando di far prendere una caffa a Gianfranco. È durissima. No, la giornata, poi ci sta, guardate il cane. Guarda il cane, con la bomboletta l'hanno colorata. Sì, fai vedere, fai vedere. Questa nuova serigrafia. Non mi ricordo, ci avrà 10 anni questa canna. Però mulinello 10 anni uguale. Dopo prima di Cristo non è o dopo vero. Sei cattivo inside. Andiamo. Ci stiamo divertendo. Siamo al primo però. Piano delle gocce come. Ci stiamo divertendo. Ecco, stavo cercando di mettere la sottiletta a Gobbi. Quanto ci costa di Gobbi sottilette oggi? 2 milioni. E Gianfranco? Ci deve dare il 10% sullo stipendio da quante sottilette ci costa. Sì, 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 sì. No. Oh, che bufata! Ti ha detto, la tiri su. Che fiatata! Allora, diciamo, allora, parlando di cose tecniche, sì. Gianfranco ha innescato un chicco di mais. Un chicco di mais. Su un amo forgiato Antans del 12. 12. Ma Igli è andato via. Igli è arrivato, eccomi. Ah, eccole. Sono riuscito, perché qui è merito mio. Vada la c'è dirlo. Ragione. Guarda, ecco anche Maso! Anche Maso! Anche Maso! Ragazzi, Maso spinning! E ora come si fa? Con l'ombrello nel mezzo, i tavoli, le sedie. Eccolo! Zavato! E vai! Sono qua! E vai! Che gufata! La vecchia gufata! T'ha fatto di quelle gufate, era impossibile te lo tirare fuori. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Vada a Maso, va. Ecco il lancio, lancia! No, no, lancia, lancia! Guardate la sottiletta. Sono sotto pressione. Vai, vai. Vai, lancio. Lancio. Vai, Fred. Ehi, guardate dove ha tirato, il posto dove ha tirare là. Carpa. Carpa, ha preso la carpa spinning? Carpa spinning. No, carpa spinning siamo. La schiena, mi sa. Io sono sotto l'ombrello, Mi sa che è un buon carpone. Un bel carpone? Quello schienone. Carpa canta. Carpa canta non è male, abbiamo anche con. Gobbi ha detto carpa canta. Aspetta, aspetta. Dov'è galleggiante? Ecco, aveva lanciato lì. Non sta neanche piovendo tanto. No. E che ha preso? Ma che ha preso? Il tappo? Movimento strano. Il lama? No, il lama, ieri mi sono piovuto. Lama yala! Di Suma! Ecco! Perché stamattina invece. Invece stamattina le ha cambiate. No, guarda Maso, guarda la faccia di Maso mi fa impazzire. Calmo, La faccia calmo, di Maso. Calmo, calmo. Che ha preso, scusa, dimmelo. Una carpa per la coda. Una carpa per la coda. Sì. È uguale, l'importante è. E coda dov'è? Non c'è coda. No. Coda ragazzi, ci ha fatto. No, non è una carpa. È uno storione. Forse neanche uno storione. Forse un bagno. Un tonno. È uno storione. Questo è il più grosso di tutti. Lo storione. Ho preso il storione per la coda. Ragazzi, vai. Lo storione per la coda è tanto però. Questo è il più grosso di tutti. Indovinai il lapo. Lo storione per la coda spinning. Disperato. Guarda pesce. No, questa però la foto sì perché. In quadro al cucchiaino c'è ancora lo Scooby-Doo sull'ancoretta. No, no, no. Ma che scherzi. Metti la mano sotto che sennò mi. Allora, signore e signori, aspetta. Il culo di Maso. C'ha la plastica ancora su una delle ancorette, ma perché se non l'ha fatta perché è del WWF.
Si noti la plastica? È rimasta la plastica. Giampa! Venite! Venite che si fa la foto, dai! Faccio la foto a voi, la faccio io. Tanto prima si fa la ripresa. Foto fatta, vai! Foto fatta, lo rilasciamo. Attento che hai il guadino dietro, se no fa la fine. Basta che non ce l'ho dietro. Ah, accidenti. Accidenti. Allora, ecco, abbiamo preso. Ecco Massimo, Massimo che sta provando a rilanciare con la sottiletta. Qua com'è il discorso? Qua com'è il discorso, diceva. Allora, devi la... Levami le trappole di merda. Qua com'è il discorso? Bravo. E vieni, vieni. Ma vieni. Mi ricordano un po' il mio vecchio album La Malincotrota. Ehi, Gianfranco ha preso una trota, ora esco sotto il nubifragio e andiamo a filmare, in calma, che arrivo con una trout. Trout, slamata. Va bene, andate, andate. L'hai slamata qua sotto? Ah, sta bene. Messo. Perfetto. L'hai slamata o l'hai schiantata? No, l'ho slamata. L'hai slamata. Guarda, sta venendo fuori anche il sole, forse. Dove sono le camoglie? Ecco a voi, vannucchi. Sì. Aspetta che non, guarda, ti, non ti vedo. Vedi come vanno qua? Guarda. Guarda, gode. 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 Perché l'ho slamata. E l'hai slamata. Però brava, perché con quest'acqua qui se l'è presa tutta. Non l'ha lasciata neanche.